Assessore, questa mattina qui in Corso Bandiera si è creato un po' di baruffa perché i commercianti hanno temuto che i lavori andassero avanti. Invece qual è la situazione? Nei giorni scorsi Anna Bendotti, che è la presidente dell'associazione storico Corso Bandiera, era venuta da me a parlare proprio di questa problematica. È evidente che il commercio va tutelato, è parte fondamentale del tessuto economico della nostra città e quindi come assessore mi sono sentita subito di prendere in mano la situazione e quindi di andare a parlare con l'assessore ai lavori pubblici, il quale si era dimostrato dall'inizio disponibile a questa possibilità, quindi di gestire il cantiere in modo tale da lasciare libere le attività durante il periodo natalizio e iniziale dei saldi, che ricordiamo il periodo in cui gli incassi sono fondamentali per l'andamento, per il buon andamento di tutto quanto l'anno economico. E per questo motivo questa mattina ci sono state un po', diciamo, di problematiche baruffe legate all'andamento del cantiere, però si è giunti ad un accordo per il quale la strada verrà rimossa, quindi il cantiere verrà eliminato per i primi giorni di dicembre e quindi durante le festività natalizie sarà possibile venire tranquillamente in Corso Bandiera a fare acquisti.